L'avete fatta anche oggi contro sfidanti, devo dire, molto bravi. Sì, eh? Molto sì. Veloci, allenati. Allora, 110.000 euro, entri l'ultima catena. Cominciamo da Marco. Emissioni Z, virgola. Zero. Emissioni zero si dice di macchine o dispositivi che hanno... anche processi produttivi, sì, no? Anche, sì. Studiati proprio per non avere... Non inquinamento e sì. Basso inquinamento di anidride carbonica. E zero virgola sono i numeri decimali, da 0 a 1. Esatto. Bravo Marco. Francesco, virgola, P, partenza. Francesco. Punto. Il punto e virgola è un segno di interpunzione e il punto di partenza è da dove parti per qualsiasi cosa, sia metaforicamente che materialmente. Perfetto. Bravo Francesco. Tommaso, partenza. G, pesce. Jolly. Entra una R, però partenza, pesce grosso, GR, grosso pesce. Della partenza, grande partenza. Una partenza in gara, grasso, una partenza pesce grasso, pesce grosso, il groppo del pesce, non lo so, non grande, ce l'ho. Tommaso. Grosso, a volte si dice no, prendere un pesce grosso quando è un pezzo importante. E con partenza? E con partenza onestamente non ci piaceva. Purtroppo dobbiamo dimezzare. Ecco la terza lettera, GRI, partenza, GRI, pesce. Griglia, la griglia di partenza. Griglia, la griglia di partenza. Bravo, 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 bravo. Certo. Tommaso. Griglia, la partenza, la griglia di partenza, la Formula 1 nelle gare, in generale c'è la partenza sulla griglia e il pesce e la griglia è un modo per cucinare il pesce. Quali sono i pesci che... Insomma, il pesce azzurro, ma anche un buon branzino, dorata, insomma, ora. Molto bene, poi quest'ora. Grazie, quest'ora. Torniamo da Marco. Pesce. P, taglio. Marco. Devo giocare il secondo jolly. Ecco che arriva una seconda lettera. Pesce, P-I, taglio. Pinne, piega. Pesce, la piega. Piega prendere di pesce. Una pinna. No, prendere un taglio. Pinna. Pesce, no. Pesce di pesce piatto. Piatto. Pesce di taglio, piatto. Taglio, piatto. Marco. Piatto. Il pesce piatto come un pesce piatto come pesce. Un piatto di pesce anche. Ok. Purtroppo errore. Troppo errore. Arriva una terza lettera. Pesce, P-I-C. Taglio, piccolo, Marco. Piccolo. Piccolo. Taglio piccolo, pesce piccolo. Una parola di taglio piccolo, sì. Sì, ok. Piccolo. Sì, oppure... Piccolo, Marco. Pesce. Piccolo. Pesce piccolo, che è quello che il contrario del pesce grosso che aveva detto prima Tommaso. E, taglio piccolo, un formato piccolo. Tipo una banconota da 5 sì, euro. Sì, esatto. Ok, esatto. Allora, forza Francesco. Taglio. S, vista. Francesco? Provo con scorcio, una vista di taglio, una vista, appunto, cioè, uno scorcio è forse un taglio, un modo di vedere qualcosa, un taglio, è una però... vista di scorcio. Vediamo. Troppo errore. Altra lettera, taglio, SP, vista. Tommaso.
Tommaso? Direi spuntata, darci un taglio, una spuntata ai capelli e spuntata alla vista e quando qualcosa magari ti balena. Oppure in un elenco, quando qualcosa... metti la V che è... La spunta è una V, sì. Vista. Sì. Bravo Tommaso! Non era facile stavolta. Andiamo da Marco. Vista. T. Massa. Teorema, ma perché teorema sulla ma una legge di massa. Troppo un errore. Arriva un'altra lettera. Vista, T, E, massa. Francesco. Francesco. Tempo. Vediamo. Terra. Terra in vista. Oppure il filo della massa della terra, appunto, nei circuiti elettrici. Sì. Allora, 3.438 euro conservate fino a qui e questo è il valore dell'ultima parola. Cari amici, giocate con noi anche stasera. Partiamo da massa, CO e finale è il terzo elemento. Allora, in fisica la massa è una... La massa mole, è una unità fondamentale che si misura in chilogrammi. È un copione. Una massa è anche però una moltitudine di gente. È un sì, una collezione, una costruzione, coesione. La massa è il co... Allora, fare massa vuol dire fare... E siete tutti insieme, no? Sì. Ok, oppure copertone. Massa, beh, geograficamente c'è Massa Carrara. Può essere anche un verbo, nella provincia di Massa Carrara. Massa fai? E modi di dire con massa? La massa... La massa critica. Seguire la massa, quindi seguire il gregge. Seguire il gregge, essere corrente. La massa è la corrente. Seguire la massa è la corrente. Seguire la bello, corrente. Bello, questo, bello. Questo mi piace molto. Okay. Mi piace. Molto, devo dire. Ok, oppure... seguire appunto la massa come verbi all'infinito, correre, concorrere, allora, copiare, una cosa di massa, un fenomeno di fenomeno massa, di massa è quindi un fenomeno una moda generale, una condizione, no, coesione, allora colpire, fenomeno di massa, colpire la massa, non sono provando a dire cose così, se ci sovviene qualcosa costante. Altri modi in cui la massa può essere costante in qualche maniera. La massa corporea, sì. Quando perdi massa, cioè dimagrire, ingrassare. A me piace. Francesco? A me piace. Il terzo elemento o provare? Proviamo. Proviamo, dai. Proviamo a darla. Mi piace, cioè è un'accezione di massa specifica. Allora, che mi Francesco. Piace. Proviamo a dare la parola corrente. Togliete le cuffie. Massa corrente. Perché seguire la massa per un qualsiasi fenomeno, magari di moda, di tendenza, qualsiasi cosa, è seguire la corrente. Si dice infatti andare controcorrente quando sei un po' la pecora nera del gruppo, diciamo. No, non necessariamente pecora nera, diciamo comunque andare contro l'opinione della massa. Una voce fuori dal coro. Questa è la logica. Voglio farvi un regalo stasera. Stasera lo guardiamo. Sì. Vediamo il terzo elemento gratis. Eccolo qui. Ufficiale. Concorrente, no. Ufficiale. La massa concorrente. Ufficiale, corrente, corrente. Condotte, ufficiale. Ufficiale di... Ce ne dette altre, no? Coesione. Una cosa ufficiale, una cosa... Istituzionale, un colore, un... Qualcosa di ufficiale, non ufficiale come incarico, no? Non ce l'ha detto l'ufficiale costante, no. No. Un ufficiale... Qui avete iniziato a ragionare con di massa. No?
avete cominciato a ragionare per qualcosa che è di massa. Condizione. Anche qui, in questo momento, noi stiamo in una situazione comunicazione in cui c'è una comunicazione di massa. Ne veniva la distruzione di massa. Ecco, un ufficiale? Una comunicazione ufficiale, in un luogo di lavoro, in qualsiasi posto. Rilasciata magari da un'autorità. Certo. No? Vabbè. Personaggio pubblico. Saremo arrivati. La parola di stasera è, ve lo comunico ufficialmente, è appunto comunicazione. Però avete avuto coraggio? E domani ci si riprova.